MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Cartolina dalla Toscana, siamo a Prato per la Gran Fondo da piazza a piazza. Stiamo vedendo l'incantevole centro storico di Prato con la caratteristica fontana del Bacchino, il Palazzo Pretorio, la bella piazza del Duomo e il castello dell'imperatore. Unico esempio di architettura sveva nell'Italia centro-settentrionale. Ma trasferiamoci a due passi dal centro storico dove, in piazza del Mercato Nuovo, tutto è pronto per la partenza della 32esima edizione della Gran Fondo da piazza a piazza. Ad organizzare l'Avis Verag Prato del presidente Marco Barni, affiancato dal team manager del Sudal Licugan, Stefano Gonzi. Ci siamo, credo sia una delle gare più dure che faccio durante l'anno, perché è una gara che dura per me 2 mesi. Questa è l'ultima settimana, è stata da urlo, però il sole ci ha assistito, bellissima giornata, un bel parterre, anzi un grandissimo parterre, siamo onorati di tutto questo e speriamo che tutto vada al meglio. Siamo orfani solo di Daniele Menzi, poi il team è al completo, e stanno bene ragazzi, vediamo di fare al meglio, spero che onorino la mia maglia. Finalmente si riparte, si riesce a rivivere una vita normale, quindi questi sono i primi segnali che si sta uscendo dal tunnel, quindi noi ci ha fatto piacere perché almeno cominciare a rivedere tutti gli atleti, a salutare amici che da tanto tempo non vedevamo, ci ha fatto molto piacere. Chiaramente è un impegno, ma noi lo facciamo con gioia, ormai siamo alla 32esima edizione, quindi diciamo che è un appuntamento fisso, per noi è immancabile e non ne possiamo fare a meno. La da piazza a piazza è una delle più storiche marathon italiane, intanto gli atleti stanno entrando nelle griglie di partenza allestite lungo il fiume Bisenzio. A tenere d'occhio gli italiani in vista dell'europeo marathon, il commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino. Mirko, tra l'altro, l'ha anche corsa questa gara. Bella, bella, bello il percorso, bella l'organizzazione. Però quel giorno mi ricordo che sono arrivato sul cerchio, avevo fatto, se non sbaglio, gli ultimi 30 chilometri, addirittura a un certo punto avevo dovuto togliere il copertone per cercare di arrivare all'arrivo, perché tra poche settimane gli atleti e la nazionale sarà impegnata con i campionati europei, quindi oggi per loro è un appuntamento molto importante ed è importante anche la mia presenza, motivando i ragazzi e cercando di vedere, visto che c'è anche un bel parterre di atleti internazionali, sappiamo tutti, Paez soprattutto, vediamo dopo come va, in bocca al lupo a tutti. Tantissimi biker giunti da ogni parte d'Italia, pronti a partire per i due percorsi Gran Fondo e Marathon. In prima griglia atleti, un parterre di altissimo livello. Ma subito la parola alla griglia di partenza. La gara mi si addice, avevo vinto anche due anni fa, nel 2018, gara quasi in casa che ho vissuto qua 5 anni e la voglio onorare come meglio possibile, do tutto per tutto e speriamo che arriva un buon risultato. Questa gara non la conosco, oggi vedremo come va, l'ho provata, è bella tosta, cerchiamo di dare il massimo. Oggi piazza a piazza, gara di casa, ci teniamo a far bene, speriamo di portare a casa un risultato importante. Oggi gara del boss Gonzi, percorso molto divertente, io torno da 3 settimane in altura a Sestrer,
quindi farò un po' di fatica probabilmente, però cerchiamo di difenderci e soprattutto di fare un bel risultato. Una gara abbastanza impegnativa, sarà una gara dura, il parterre è di alto livello, noi ce la metteremo tutta per fare il nostro meglio e per regalare magari qualcosa di buono alla squadra. Sì, proviamo a tutta e sì, dopo la prima salita vedremo cosa... Oggi per la squadra nostra la gara di casa, direi, e sì, siamo motivati, siamo qui, bellissimo tempo, siamo contenti anche di poter correre, un percorso stratosferico, cerchiamo di dirci la nostra, dai. Ci proviamo, e siamo contenti noi, la squadra Giampoli e Michal, di correre, no? E sì, speriamo di fare una bella gara con Diego. E no, ringraziare l'organizzazione di Piazza a Piazza e niente. Non so se è la seconda volta che farò questa gara, ma comunque un percorso molto duro e divertente anche. E dai, si corre. Leonardo Paez con la maglia di campione del mondo marathon, immancabile anche Francesco Casagrande della Cycling Today, il russo Alexei Medvedev del Sudal Lee Kugan. Tutto è pronto per la partenza. Veramente spettacolari queste immagini dall'alto. Jacob Dorigoni con Riccardo Chiarini del Torpado sul Tirol, tutto è pronto per la partenza e alle ore 10 in punto scatta lo start della 32esima edizione della Da Piazza a Piazza. Due i percorsi, il gran fondo di 51 km e 1430 metri di dislivello ed il marathon di 62 km e 1760 metri di dislivello. La gara fa parte dei circuiti Coppa Toscana Trek Zero Wind e vale anche come gara jolly per il Challenge Umbria Tuscany. Vediamo inquadrato anche Nicolas Samparisi, Francesco Casagrande della Cycling Today. E i primi chilometri hanno fatto selezione, sono rimasti in 5. Il campione del mondo marathon Leonardo Paez con il compagno di squadra della Giant Polymedical Diego Alfonso Arias Cuervo, poi i due biker del Sudal Lee Kugan, il russo Alexei Medvedev e Tony Longo, e il valtellinese del KTM Brenta Brakes Nicolas Samparisi. Siamo sulla salita di Serilli, tra poco inizierà lo sterrato e la lunga salita delle cavallaie verso il Gran Premio della Montagna. Intanto attenzione perché davanti c'è Diego Alfonso Arias Cuervo con subito dietro il russo della Sudal Lee Kugan, Alexei Medvedev, e terza posizione per Leonardo Paez con la maglia iridata di campione del mondo marathon. Al quarto posto vediamo Tony Longo, Sudal Lee Kugan. Leggermente più attardati sono Riccardo Chiarini, Jacopo Billi. Questa invece è la testa della corsa, Leonardo Paez, Alexei Medvedev e Arias Cuervo. Vediamo la situazione più indietro. Punto di ristoro, la coppia Villiers-Force squadra corse, Jacopo Billi, Sudal Lee Kugan. In questo gruppo anche Martino Tronconi, Stefano Valdrighi, Nicolas Samparisi, Lorenzo Lapos e gruppo chiuso dal norvegese Ole M della Villiers-Force squadra corse. Seguiamo l'azione anche del Master Elite Luca Accordi, Franz Hofer, New Bike 2008 Racing Team, Giuseppe Panariello, Giulio Galli e Federico Scotti. Apre questo gruppo Marco Galeotti del Tutto Bike Team. Il gruppo è chiuso da Francesco Acco del Ciclissimo Bike Team. Continuano i passaggi in questo punto di assistenza e ristoro. Tommaso Vanni, il forte Master 1 della Cycling Today. Ora il percorso prevede qualche chilometro di discesa e poi salita. La salita delle cavallaie verso il Gran Premio della Montagna. Attendiamo anche la gara femminile, intanto i biker ne approfittano per mangiare qualche cosa. E attenzione perché sin da subito si è portata al comando la lituana del Torpado sul Tirol, Katarzyna Sosna. Katarzyna ha un buon margine di vantaggio sulla veronese Chiara Burato del team Cycli Andreis.
terza posizione la vediamo con la maglia di campionessa italiana master Silvia Scipioni, che afferra la borraccia dal suo direttore sportivo. Andiamo a recuperare la testa della corsa e attenzione, perché davanti c'è il colombiano campione del mondo marathon Leonardo Paez, seguito da Tony Longo, Sudal Lee Coogan, e terza posizione per l'altro colombiano del team Giant Polymedical, Diego Alfonso Arias Cuervo. I tre di testa hanno 40 secondi di vantaggio su Riccardo Chiarini, Francesco Casagrande, Johnny Cattaneo, Alexei Medvedev in ottava posizione. Nono posto per Martino Tronconi, poi Rico Loss e Jacopo Billi. Undicesima posizione per il piemontese della Sudal Lee Coogan. Mentre questo è Jacob Dorigoni del Torpado Sud Tirol. E da spettacolo Giulio Galli in questo punto. Abbiamo oltrepassato metà gara, siamo in discesa dal Gran Premio della Montagna delle Cavallaie. E attenzione, Radio Corsa ci informa che Tony Longo ha avuto qualche problema, un inconveniente, forse una foratura per l'atleta del Sudal Lee Coogan, che perde posizioni. Ora davanti ci sono i due colombiani della Giant Polymedical, Paez e Arias Cuervo. Attenzione, gara femminile, davanti è sempre lei, la forte lituana del Torpado Sud Tirol, Katarzyna Sosna, reduce dalla gara a tappe Andalusia Bike Race, in coppia con la tedesca Stephanie Dorn. Seguiamo intanto l'azione dei tantissimi amatori che non hanno voluto mancare oggi all'appuntamento con la Gran Fondo da Piazza Piazza. In seconda posizione intanto transita ora davanti alla nostra telecamera la veronese del team Andreis, Chiara Burato. Andiamo subito all'arrivo di Prato per attendere il vincitore, e intanto arrivo a braccia alzate per Andrea Volpe dell'MTB Race Subiaco, che fa sua la gara classic di 51 km. Ultime pedalate per Diego Alfonso Arias Cuervo, che si sta avvicinando al rettilineo d'arrivo. Ed è proprio l'atleta del Giant Polymedical, Diego Alfonso Arias Cuervo, a fare sua la 32esima edizione della Da Piazza a Piazza, con il tempo di 2 ore 27 minuti e 11 secondi. In seconda posizione si presenta il campione del mondo marathon, Leonardo Paez, in ritardo di 33 secondi dal compagno di squadra. E attenzione, grande, grande rimonta per Jacopo Billi, che nell'ultima parte di gara ha aumentato il ritmo, aggiudicandosi un ottimo terzo posto. L'atleta del Sudal Lee Coogan accusa un ritardo dal vincitore di 1 minuto e 47 secondi. Quarta posizione per Nicola Taffarel, seguito da Johnny Cattaneo. Ottima prova anche per la coppia della Villiers Force, squadra corse. E chiude in sesta posizione il russo del Sudal Lee Coogan, Alexei Medvedev, che ha alle sue spalle Francesco Casagrande. Ottavo posto per Riccardo Chiarini, ed eccolo, eccolo Tony Longo, che dopo una prima parte di gara sempre in testa, a causa di una foratura deve oggi accontentarsi di una nona posizione. Chiude la top 10 Martino Tronconi. Ma andiamo subito alle premiazioni finali, con al terzo posto Jacopo Billi Sudal Lee Coogan, al secondo Leonardo Paez Giant Polymedical, e il vincitore di oggi, il vincitore della 32esima edizione della Gran Fondo da Piazza Piazza, il colombiano della Giant Polymedical, Diego Alfonso Arias Cuervo. Ma ora do subito la parola ai protagonisti. Ho puntato tutto sulla seconda parte di gara oggi, perché arrivo da un ritiro in altura abbastanza lungo. Ho fatto un sacco di fatica nelle settimane scorse, e specialmente oggi inizio gara, quindi ero intorno a 15esima-16esima posizione sulla prima salita, però non ho mollato di testa e ho pensato che la gara finiva all'arrivo. E l'ultima ora è andato tutto perfetto, poi ho preso motivazione vedendo che altri corridori saltavano, e alla fine mi spiace un po' per Tony Longo, mio compagno, perché doveva arrivare lui terzo, ho avuto un imprevisto nel finale, però sì, ho colto la mia occasione e sono contento. Sì, bisognava fare una gara dura,
Sì, infatti abbiamo fatto, io anche sulla prima salita sono andato via un po' e sapevo che dopo magari mi riprendevano e dai. E con Diego penso che abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e abbiamo portato a casa la vittoria, si può dire. Sì, sono veramente contentissimo. L'anno scorso purtroppo per tutto questo che succede col Covid non ho potuto esprimere la voglia di correre, ce l'ha sempre. E però quest'anno diciamo che mi sto rifacendo. Fabio Balbi con Ennio Decio, patron del circuito Track Zero Wind. Torniamo sul rettilineo d'arrivo per attendere anche l'epilogo della gara femminile. Dovrebbero mancare ancora pochi istanti per vedere la vincitrice, ed è proprio lei, la lituana del Torpado Sud Tirol. Braccia al cielo per Katarzyna Sosna, che fa sua la marathon da piazza a piazza con il tempo di 2 ore 58 minuti e 55 secondi. Eccola Katarzyna, accolta dal suo direttore sportivo Sandro Lazzarin. Seconda posizione per la veronese del team Cicli Andreis, Chiara Burato. Sorride Chiara anche dopo le fatiche della gara e attenzione, in terza posizione chiude la campionessa italiana marathon categoria Master Woman Silvia Scipioni della Cicli Taddei. La parola ora alle protagoniste di giornata. Sì, è stata una bella gara, sono partita un po' male, questa chilometri di pianura ho perso un sacco di posizioni e insomma andavo un po' al rallentatore, poi nel corso della gara mi sono un po' sciolta e dai, dopo è andata bene. Sono molto soddisfatta anche perché è stata una gara un po' improvvisata, infatti ho avuto una gran settimana di carico per preparare la Iro, però c'è stata questa improvvisata e quindi sono molto soddisfatta del mio risultato. E complimenti anche a Katarzyna e a Silvia. E oggi abbiamo vinto questa gara piazza a piazza, sono veramente contenta perché, come ho detto anche prima, mi sento un po' come correre a casa, avevo tanto tifo sul percorso, sono veramente contenta di questa vittoria. Ora facciamo un po' di recupero e poi ripartiamo alla Iro. E andiamo alle premiazioni femminili con al terzo posto Silvia Scipioni, Cicli Taddei, al secondo Chiara Burato della Cicli Andreis e la vincitrice Katarzyna Sosna del Torpado Sud Tirol. Ma do subito la parola a uno degli organizzatori, Marco Barni, per i ringraziamenti finali. Sì, prima di tutto a tutta la squadra, perché è stato fatto veramente un lavoro immenso. Gli sponsor che ci hanno dato una mano, e a Stefano Gonzi lo devo perché è ormai il mio collaboratore di fiducia più stretto. Poi sicuramente mi dimenticherò di qualcuno, però ringrazio veramente tutti perché è stato fatto un grandissimo lavoro. La marathon da piazza a piazza vi dà appuntamento alla 33esima edizione. Da Prato per ora è tutto, MTB Gran Fondo continua. Per te, per la tua passione, l'abbigliamento tecnico sportivo Tech Series ti garantisce la migliore traspirabilità e resistenza al vento, alla pioggia e al freddo. Tech Series è un prodotto tutto italiano che nasce dalla ricerca e sviluppo di Plastotex. Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Non fermarti mai.
in rosa, signori e signori, grande vittoria, Lorenzo Medvedev, che spettacolo! Amici sportivi, ci trasferiamo ora in Trentino a Panchià, piccolo e pittoresco centro della Val di Fiemme, dominato dal massiccio del Cormon e dal Monte Agnello. Questa è la bella chiesa parrocchiale di San Valentino, il municipio del paese che è anche sede dell'Unione Sportiva Litegosa, che organizza oggi questa manifestazione di cross country. Si tratta di una top class valida come seconda prova della Raiffeisen Südtirol Cup. La prova è valida anche come campionato provinciale trentino. Organizzazione a cura dell'Unione Sportiva Litegosa, del presidente Dario Bellante, che vediamo inquadrato proprio in questo istante. Tantissimi atleti, oltre 600 biker giunti da tutto il Triveneto, ma anche dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Abruzzo, per questo importante appuntamento dedicato agli elite, ai master e a tutte le categorie giovanili. Intanto ci si scalda sui rulli, la prima partenza ormai è vicina, è prevista alle ore 10:30. I primi a partire saranno gli atleti open, gli junior e tutti gli atleti master. Si entra nelle griglie di partenza, questa è la griglia dei master 1, con il numero 100 Michael Bertasi. Dal vicino Veneto arriva Nicola Savi, atleta della Cicli Agordina. Pettorale numero 72 per Michael Cozzaglio, siamo con gli atleti Master Elite. Dedichiamo qualche inquadratura anche alla griglia di partenza per quanto riguarda la categoria Junior, con tra gli altri Carlo Penzo, Martino Zavan, Riccardo Tommasello. Inquadratura per Lorenzo Dal Piva, team Rudy Project. Siamo con la categoria Open, con il numero 10 Tobias Oberhammer, atleta di casa. Si saluta la telecamera, manca poco alla partenza anche per la categoria Open. Andrea Martinelli e il più atteso di giornata, Martino Fruet del team Lapierre Trentino. Mentre questo è Armin Embacher. Manca veramente poco al primo start di giornata. E si parte, 5 giri per la categoria Open. 4 giri per tutte le altre categorie. Un giro misura poco più di 4 km con quasi 200 metri di dislivello a giro. Partono anche i biker della categoria Junior. 4 giri per questa categoria. È ora la volta dei Master Elite. Anche per loro 4 giri del tracciato da compiere. E siamo all'ultima partenza di questa prima tranche, dove partono tutte le categorie master fino ai master 5 e più. Anche per loro 4 giri del percorso. Prime fasi di gara e siamo sulla prima salita, tutti in fila indiana. Tra l'altro è una delle poche salite dove si può sorpassare, poiché il tracciato è quasi tutto single track. Attenzione, Martino Fruet si porta da subito in testa alla gara, seguito a poca distanza da Tobias Oberhammer del 4 Fun Cycling Team. Terza posizione per Andrea Martinelli, seguito da Armin Embacher e da Mattias Rosso dell'US Litegosa in quinta posizione. Roland Turner in sesta posizione, rischia qualche cosa in questo punto.
con il numero 87 il tedesco Adrian Loete. E siamo alla categoria Master 2 davanti Andrea Zamboni con alle spalle Michele Righetti del team Bertani, mentre Ivan Pintarelli è in prima posizione tra i Master 3. Thomas Piazza è al comando tra i Master 4, mentre Andreas Lanner è davanti a tutti tra i Master 5, seguito da Victor Paris che, attenzione, arriva un po' lungo. Nessun problema per Victor, prosegue la sua gara. E siamo al secondo giro e attenzione, continua il forcing del trentino Martino Fruet, 43 anni per l'atleta di Pergine Valsugana, e ha ancora molto da dire in campo cross country. È inseguito in seconda posizione dal compagno di squadra Andrea Martinelli, che ha sopravanzato Tobias Oberhammer. Eccolo Tobias, che è ora in terza posizione. Quarto posto per Armin Embacher. Eccolo transitare con il pettorale numero 1. Roland Turner è in quinta posizione, l'atleta del Shanshan Race Nalles, mentre questo è Lorenzo Dalpiva, il veneto del team Rudy Project. E nelle primissime posizioni ancora il tedesco Adrian Loete. E siamo alla gara junior, dove in testa c'è Riccardo Tomasello dell'US Primiero, seguito dall'atleta del Pavan Freebike Carlo Penzo, mentre Nicola Savi della Cicli Agordina mantiene la prima posizione tra i Master Elite. E mentre continuano i passaggi, intercettiamo l'azione anche di Luca Doliana dell'Unione Sportiva Litegosa. Siamo con la categoria Master Elite, mentre attenzione davanti a tutti per quanto riguarda i Master 2 c'è Andrea Zamboni del Carina Brau Caffè, seguito in seconda posizione da Andrea Klauser, tallonato dal campione europeo cross country Michele Righetti del team Bertasi. Per la categoria Master 3 seguiamo l'azione di Carmine Del Riccio, Shanshan Race. E si fatica lungo questa che è anche l'ultima salita prima del traguardo e la chiusura del giro. Ma torniamo in testa, dove, attenzione, Martino Fruet ha fatto veramente il vuoto dietro di sé. Lo seguiamo in questa discesa. È veramente un funambolo Martino. È inseguito sempre dal compagno di squadra Andrea Martinelli. Terza posizione ancora per Tobias Oberhammer, For Fun Cycling Team. Quarta posizione per l'austriaco Armin Embacher. Eccolo affrontare la discesa. Quinta posizione per Roland Turner, Shanshan Race Nalles, e sesto posto per il veneto del Rudy Project, Lorenzo Dalpiva. Mentre tra i Master Elite sembra ormai fatta per Nicola Savi della Cicli Agordina. In seconda posizione c'è Maximilian Knapp, a debita distanza. Passaggi anche per le categorie junior. Abbiamo visto Martino Zavan del Conegliano Bike Team. E dalla zona di partenza inizia il quarto giro e sarà l'ultimo per tutte le categorie, a parte gli Elite e gli Under, che hanno ancora due giri da compiere. Intanto Martino Fruet è sempre davanti a tutti e deve scendere in corsa in questo passaggio più simile al ciclocross. In seconda posizione sempre il compagno di squadra Andrea Martinelli,
e si sale ancora per qualche decina di metri. Pedala agile in questo punto Martino Fruet e poi giù in discesa ancora. Andrea Martinelli, pettorale numero 3 in seconda posizione. La coppia Trentino-Lapierre sta facendo man bassa oggi a Panchià. Pedalata agile anche per Tobias Oberhammer, sempre saldamente in terza posizione. E quarto posto per l'austriaco Armin Embacher con il pettorale numero 1. Si alza sui pedali Roland Turner, Shanshan Race. E saldamente ancora al sesto posto Lorenzo Dalpiva, Rudy Project. Settima posizione per l'atleta dell'Unione Sportiva Litegosa, Mattias Rosso. Mentre seguiamo l'azione anche di Johannes Weigl, atleta più maratoneta che cross countrista. E siamo veramente agli sgoccioli, ultime fasi di gara, si sta per chiudere la gara della categoria Master e attenzione, tra i Master 2 a vincere è Michele Righetti del team Bertasi, mentre per quanto riguarda i Master 4 fa sua la gara Thomas Piazza del Saltos Mountain Xtreme e sta per arrivare anche Martino Fruet. Ed è proprio l'atleta del team Lapierre a vincere tra gli elite. Grande, grande prova per Martino Fruet che impenna anche la sua mountain bike. Martino ha 43 anni ma resta sempre dentro con l'animo di un ragazzino. Arriva anche Andrea Martinelli. Eccolo Andrea che sta per tagliare il traguardo e chiude in seconda posizione dietro al compagno di squadra Martino Fruet. Ottima, ottima prova anche per Andrea Martinelli. Eccoli i due compagni di squadra. Terzo posto per Tobias Oberhammer del Furfan Cycling Team. Una bella prova anche per Tobias. E quarto posto per l'Austria con Armin Embacher. Arriva anche Nicola Savi che fa sua la gara dei Master Elite. Gli altri vincitori di giornata sono tra gli junior Carlo Penzo del Pavan Free Bike. Per i Master 1 Michael Boldrini del SC Barbieri. Tra i Master 3 a vincere è Ivan Pintarelli del team BSR, mentre tra i Master 5 il vincitore è Andreas Lanner del Bike Team Guys ASV. E siamo alla seconda tranche di partenze dedicate alle categorie esordienti maschili e femminili ed allieve femminili. Prima partenza con gli esordienti del secondo anno. Il giro per queste categorie è stato accorciato e si parte. Questi sono gli esordienti del secondo anno, una categoria molto numerosa. Atleti di 14 anni. E siamo alla partenza per la categoria esordienti del primo anno. Questi biker hanno 13 anni. E siamo alle categorie femminili. Queste sono le ragazze che appartengono alla categoria allieve del secondo anno. Partenza dedicata anche alle allieve del primo anno.
seguiamo la partenza anche della categoria esordienti del secondo anno. Naturalmente, come dicevo prima, per queste categorie il giro del percorso è stato leggermente accorciato. E ultima partenza per questa tranche con le esordienti del primo anno, le più piccole. Mandiamo subito lungo il percorso di gara dove, attenzione, al comando in solitaria tra gli esordienti del secondo anno c'è Fabian Eulriegel del Porsche Raiffeisen, seguito in seconda posizione da Hannes Venter e in terza da Thierry Philippot della Lupi della Valle d'Aosta. Quarto posto per Giovanni Zago con il Llano Bike Team, seguito da Riccardo Darios della Sport Sanfiorese. Giacomo Castellan è al comando tra gli esordienti del primo anno, inseguito da Tommaso Gabrielli. Mandiamo sulla linea del traguardo e transita Sara Riva, che inizia il suo ultimo giro mentre va a vincere per la categoria donne esordienti del secondo anno Anna Sinner del Shanshan Race Nalles. Mentre tra gli esordienti del secondo anno a vincere è Fabian Eurig della Korsch Raiffeisen, seguito in seconda posizione da Hannes Venter del Sunshine Race Nalles. Terzo posto per Thierry Philippot della Lupi Valle d'Aosta. Esordienti del primo anno va a vincere Aaron Scudieri della SC Cardano. Eccolo tra gli aree di traguardo proprio in questo istante. Le altre vincitrici di giornata sono Elisa Bianchi per quanto riguarda le donne esordienti del primo anno, Valeria Terzi per le donne allieve del primo anno e Katrin Embacher per quanto riguarda le donne allieve del secondo anno. E siamo all'ultima parte di giornata, stanno per partire, sono pronte in griglia le donne Open. Ma prima di loro partiranno gli allievi del secondo anno e gli allievi del primo anno. E sono le ore 13:30 e siamo alle ultime partenze di giornata per queste categorie. Tre giri del percorso, un percorso accorciato. Partono anche gli allievi del primo anno, una categoria molto numerosa questa. E ultima partenza di giornata dedicata a tutte le categorie femminili. Mandiamo sul percorso di gara Elian Paccagnella del team Cardano, è al comando tra gli allievi del secondo anno, inseguito a debita distanza da Diego Carminati dell'MTB Parre. In terza posizione transita Alan Zanolini, GS Alto Adige. Seguiamo l'azione di Kevin Pellegrini, seguito da Andrea Bertuletti. Mentre tra le donne juniores al comando c'è Vittoria Pietrovito della Polisportiva Oltre Fersina. Dietro di lei la prima donna Open, Katia Neuner, seguita in seconda posizione da Giulia Maria Graf del team Cardano. Sempre tra le junior vediamo anche l'azione di Sophie Auer del San Lorenzo. Mentre tra le donne master seguiamo Lorena Zocca dell'SC Barbieri, che è in prima posizione, inseguita da Astrid Miola del Bettini Bike Team. Ma torniamo in testa alla corsa, dove Elian Paccagnella è sempre in prima posizione tra gli allievi del secondo anno, inseguito ancora da Diego Carminati, MTB Parre.
In terza posizione Alan Zanolini del gruppo sportivo Alto Adige. E andiamo alla gara allievi del primo anno, al comando ancora Hannes Bakker, Bike Team Guys, inseguito a una manciata di secondi da Mattia Stenico della polisportiva Oltre Fersina. In terza posizione Felix Engele del team Cardano. Bellissima questa inquadratura del borgo di Panchià. Attenzione a vincere tra gli allievi del secondo anno è Elian Paccagnella del team Cardano. In seconda posizione arriva Diego Carminati del MTB Parre, ruota alta per l'atleta bergamasco. E terzo posto per Alan Zanolini, che vince lo sprint su Andrea Bertuletti. E chiudono la gara anche gli allievi del primo anno, dove alla meglio su tutti Hannes Bakker del Bike Team Guys. In seconda posizione taglia il traguardo proprio in questo istante Mattia Stenico della polisportiva Oltre Fersina. Terzo posto per Felix Engele del ASC Cardano. E la vincitrice assoluta tra le donne e prima junior è Vittoria Pietrovito della polisportiva Oltre Fersina. E tra le donne open a vincere è l'austriaca Katia Neiner del Innsbrucker Schwalben. Terza assoluta e seconda junior è Sophie Auer del San Lorenz. In seconda posizione, sempre tra le donne open, taglia il traguardo proprio in questo istante Giulia Maria Graf del ASD Cardano. Terza posizione per Katia Moro del Dotta Bike Racing Team. Ed infine tra le donne master a vincere è Lorena Zocca dell'SC Barbieri. E si conclude anche questa grande giornata di sport a Panchià, e mentre scorrono le immagini delle premiazioni vediamo chi sono i nuovi campioni trentini di cross country: Riccardo Tomasello, Luca Dogliana, Manuel Verra, Martino Fruet, Andrea Zamboni, Ivan Pintarelli, Adriano Varesco, Andrea Felicetti, Michele Di Geronimo, Vanessa Lucca, Alessio Andreatta, Vittoria Pietrovito, Mattia Stenico, Giacomo Castellan e Nicole Azzetti. E con questo da Panchià è tutto. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con...